Good job. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo bassi perché devo ancora modificare un attimo la... Ma Angelo avrà croppato, quindi avrà... ristretto, quindi siamo centrati. Devo ancora modificare l'inquadratura, lo so, ma JumpyTech non mi è venuto ad aiutare. Io, diciamo, sono un coglione. E quindi sto procrastinando il nuovo setup. Detto questo, oggi siamo qui con un video. Buonasera, ragazzi. 28 anni che fa video. Questa Geggio che capita la mia voce. Come si chiama? Ah, Vangulva. Oggi siamo qui con un video che pensavo di aver fatto onestamente in 10 anni in relazione. Invece non l'abbiamo mai fatto. JumpyTech da donna. Cioè, no, scusami, no. Farò reagire la mia ragazza pubblicamente in pubblica piazza alle foto di me medesimo prima che ci conoscessimo. Quindi ci sarà una piccola escalation, un piccolo excursus delle mie foto. Non vedo l'ora di iniziare, direi di aprire la cartella. Foto da fa schifo. Foto da fa proprio schifo merda. Foto da fa proprio schifo merda. Io ho dato io il titolo, ma non riesco nemmeno a leggerlo. Ci sarà del bullismo. Per quelle poche foto che ho visto nel tempo, già so che ci sarà del bullismo. Siamo qui per questo. Partirei dalla prima foto che ho su Facebook. Questa è la qualità. La vedrete un po' pixellosa. Ma questa è la primissima foto che ho su Facebook. Avrò avuto 10 anni? No. 10 anni. 13 anni. Comunque, non tutti i mali vengono per nuocere. Questo pixel ci aiuta a sopravvivere, perché sennò qua già eravamo che non potevamo andare avanti. Federica ha fatto il pisolino pomeridiano e si vede che è bella carica invece rispetto al sottoscritto che ha studiato. Piccolo inciso, sonnerino pomeridiano che è terminato alle 17:22. Ma è sabato, ma che vai, 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 vai. Grazie a Dio ci sono i pixel. Sì. Eri sardo, eri, come si dice? Sardo, ero sardo. Eri secco come una sarda salata. Secco da morire, con gli stessi capelli che ora, quindi vorrei dire a tutti gli amici, è inutile che lo sfottate perché questa è la sua quantità di capelli da sempre, praticamente. Infatti tu sei nato dire, stempiato. Io sono nato stempiato, cioè adesso ok, sono un po' sudati, quindi sono ancora più radi. Cioè da qui è uguale, sempre fronte alto ho avuto, fronte alta e così lungo. Quindi allora, questa foto la intitoleremo, meno male che esistevano i pixel. Esatto. Mi avanti, questa foto. Io non saprei da dove iniziare. Primo anno di superiori. Intanto bellissima abbronzatura, se posso. Una bella abbronzatura. Guarda, hai denotato l'unico aspetto positivo di questa foto. Sì, posso dire un altro aspetto positivo. La classe, era carina. Questa fake lavagna che c'era tipo murales nella classe. Lo sfondo quindi. Sì, lo sfondo. Perché poi davanti c'è ben poco da dire. Ero molto un poco. Ragazzo molto introverso. Esile sicuramente. Con una montatura di occhiali che dire elegante e dire poco. Una montatura d'occhiali tendente al cantante neomelodico slash camorrista. Allora, io voglio dire una cosa. Sti peli di fila. Sempre nei è una cosa assurda. Il problema che mi preoccupa maggiormente, sai qual è? Non è tanto che facessi abbastanza schifo. E il problema è che se tu ti tagli la barba, sei uguale. Guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. E adesso! Questi e tanti altri dubbi verranno risolti nel corso di questo video, che probabilmente terminerà, arriveremo al culmine con un divorzio. Però allora, capelli comunque, diciamo lasciati a se stessi. No, aspetta, un po' come ora. Capelli, tra l'altro, c'è una cosa che io denoto. La lunghezza è cortina, diciamo. Ma poi dietro avevi un lunghino pure sotto. Era il mullet che andava già di moda nel 2012. Mamma titolo mia. A questa foto. È meglio andare avanti. È meglio andare avanti. Un ottimo titolo avanti. Sicuramente ci sarà un best seller. Prima di questa foto in realtà c'era questa. Sono io alla laurea di mio fratello con un pantalone bianco e una camicia grigia. Ma avevi la stessa età della foto di prima? No, forse questa era prima, era tipo un anno prima. Ma sei sicuro? Mi sembra più grande qua. Sono più grande, sono più piccolo, a voi la scelta. No. Comunque più o meno siamo uguali. Vabbè. L'estate del primo anno io andavo a Mondello a castigare le fighe, proprio a baccagliare la fighe con questo look. Sì. Stesso costume della foto precedente, che tu non lo noti, ma io sì, me lo ricordo questo costume. Fisico non definito, nel senso non c'è una vera forma, è un unico blocco di argilla praticamente in forma. Esatto. Che è quello che odio di più negli uomini al giorno d'oggi, quindi i fisici informi. Meglio essere grasso che così, che essere un blocco unico. Sono d'accordo con te. No. Ma occhio languido. Occhio languido che vuole raccontare, secondo me. Cioè, dovresti commentare tu le cose, ma sto cercando di non farti parlare per esatto. Evitare lo scherno.
la derisione, la presa in giro. Posso andare? Te lo fai solo se no la reaction. Vai. Labbra non pervenute. Non so se tu abbia già fatto una modifica su questa foto e abbia completamente assottigliato quelle che si fanno su Photoshop e tu. Occhio languido, confermo. I capelli lui vanno a migliorare, perché quantomeno sono un pochettino più corti e riescono a sembrare un po' così un po' francescani, mi vanno ad essere un po' da prete. Ma va meglio comunque rispetto a prima, che c'avevi il codino praticamente qua dietro. Codino che è sempre stato il mio sogno, ma mia madre non me l'ha mai fatto fare. Corpo che posso dirti, una matita. Cioè sembri una matita. Un HB. Titolo di questa foto? HB. L'unica cosa che mi ricordo di questa foto è che ci tenevo tantissimo a questa maglietta, perché era tipo Energy, una marca che... non quella di Danny, una marca che adesso forse è fallita probabilmente. Sempre una scuola di Baghdad, perché tipo la scuola con le manate al muro. Meglio i segni del proiettile che le manate al muro. Ma guarda, io non credo, anche perché no? Quindi Baghdad più o meno. Braccio... cioè, credimi, forse mai stato così magro in vita mia. Allora, assolutamente, cioè, sembro veramente magro. Lei presente piedino della Valle Incantata. Sono piedino della Valle Incantata. Allora, sei un mix tra piedino e Sid. Sì, brava. La faccia di Sid col collo di Pierino. Una merda. Noto i pantaloni super skinny, quindi già immagino. Ma no, sai, non sono stati super skinny. Io noto che questo in realtà dovrebbe essere il mio giubbotto, perché me lo ricordo, quindi sì. Me lo ricordo anche io questo giubbotto. L'outfit veramente brutto, particolare. Brutto. Stessi occhiali. Guarda, ti dico, se avessi avuto una montatura diversa, probabilmente l'insieme sarebbe stato, non ti dico più piacevole, però ecco, forse un attimino più passato. Però non è così, quindi andiamo avanti. Spero che tu non lavorerai mai a Liss, perché se questo è insieme, questi andiamo avanti, siamo una merda. E qui... i pantaloni sono gli stessi assolutamente di prima. Quel vizio non l'ho perso di mettere un pantalone per 2 mesi e mezzo prima di metterlo a lavare. Voglio che si creino muscoli pieni e croste, se possibile. Non so cosa dire, non so se mi triggerà più il corpo o la faccia. Andiamo avanti su questa, chiamiamolo non so cosa dire. Qui l'ho presa perché notiamo intanto l'attaccatura dei capelli che parte proprio da brancaccio. No, però non siete tantissimo in questa foto. Perché ma quando va? Cioè si vede appunto, si vede proprio la fronte, cioè si vede che tutte le cazzate che sono state, tutte le ingiurie su di me. Ma una classe di belli, cioè proprio... Vabbè, andiamo in cimaggio, dai. Tu le approfitti ancora? Allora, pensando che tu sei lo stesso uguale, vabbè. Allora. Perché dai diamanti non nasce niente, dall'etame escono i fiori. Bello. De Andrea aveva capito De Andrea, tutto. De Andrea chi è? De Andrea lo dici tu, che sei più ignorante di Giampitec. Io, che sono musicista, tuttologo, conosco De Andrea. Cosa c'è da dire di questa foto? È uguale a tutte le altre, sei semplicemente più brutto per la smorfia che hai fatto. Che titolo? Dire? Voglio morire. Allora, questa l'ho presa perché ti voglio far vedere l'evoluzione del taglio. L'evoluzione, stasera non mangio. L'evoluzione del taglio di capelli. Mamma! No. Cioè, stesso occhiale bicolore, che è più o meno quello che portava Giampitec fino a 2 anni fa. Questa l'ho presa perché è interessante vedere la basetta fluente che mi si va ad arrotolare quasi. Verso l'orecchio va. Sì, va un apostrofo tra le parole porca trota, per non dire altro. Sì, e però, posso dirti, naso dritto, quantomeno non sei Giampitec. Esatto, non tutti i mali vengono per nuocere. Naso dritto. E qui si nota comunque l'attaccatura. Raga, l'attaccatura è sempre quella. Mi piace comunque molto questa frangettina qua. Praticamente una mini frangetta di tipo comunista qua. Sì, esatto, era un piccolo comunista. Se quell'apostrofo, quell'appendice potrebbe aver creato degli scalpori e dei dissapori nei vostri commenti, commentiamo un attimo questa. Abbiamo non solo una basetta che mi va ad allungarsi, ad appoggiarsi sulla guancia candida, è quasi un po' brufolosa di un 14enne che sta per approcciarsi ai suoi primi seminoli. Posso dirti, già sento la puzza dei 14 anni. La puzza è importante. Ma abbiamo anche questa chioma posteriore che è lasciata frivola, brada, allo stato brado. Sì, non so se faccia più schifo il maglione tuo di quello dietro di te. Sto ancora capendo, sto ancora decidendo. I capelli sono qualcosa di orrendo, proprio, per non dire altro, orrendo. Mi prenderò orrendo. Beh. Titolo della foto? Genetica frascica. Da qui credo di aver cominciato a capire che qualcosa si sarebbe dovuto fare per modificare il taglio di capelli. Così ho iniziato a sperimentare. No, ma è dopo questo, è prima? Questo è dopo. Questa è stata la prima sperimentazione di styling, diciamo. L'altro giorno ti ho detto, abbiamo incontrato uno con la faccia uovo. Ma tu hai la faccia uovo.
Genetica fragica, raga, ma stiamo scherzando? Faccia uovo. Maglioncino veramente terrificante. No, maglioncino da denuncia. Ma scusa, che colori mi sono? Ma come faccio a vendere questi sono colori? Sono quelli tipo che guarda un punto fisso e vediamo cosa vedi. Verde acqua, grigio, blu scuro, nero e grigio chiaro. Che cazzo? Cosa ti sei anche fatto? A parte questa crestina che non l'abbiamo commentata perché è incommentabile, sì, chiaramente. No, prezzo che tu sorvoli? No, ma sorvoliamo senz'altro. Non so se tu ti sei fatto anche forse le sopracciglia, perché le trovo un pelo più appuntite rispetto alle altre foto. Dimmi di no. Non mi ricordo. Spero di no. Comunque è incommentabile questa foto. Titolo? Incommentabile. Da un effetto gelato quasi bagnato ad un effetto, ad un tutt'uno, diciamo. Maglioncino sempre a righe. Evidentemente era in sconto, perché però questo maglioncino lo sai perché me lo ricordo? Perché era super morbido e lo potevo mettere poche volte, perché poi mia madre si lamentava di doverlo lavare. Giusto. Ed era, diciamo, troppo complicato da lavare. Proseguiamo veloci, sempre nella saga del crestino, con quest'altra versione. Qua già fa capolino l'ombra di un baffo acerbo, l'ombra di una peluria facciale che avrebbe poi solo in un secondo momento salvato la fisionomia. Scavato, magro, sofferente sicuramente. Che qui abbiamo non solo un crestino che sempre più spicca verso l'alto, ma anche un agglomerato. Più che verso l'alto, verso dietro. Verso dietro, sì. Un agglomerato di germi. Un arcipelago di brufoli. Probabilmente era un periodo molto stressante o più semplicemente pieno di sega. Faccia furba, qui Giorgino, che non so se era già Murri, ma Giorgino. Ma posso farti una domanda? Dimmi, dimmi. Noto che la maglietta è sempre la stessa. Quindi non ti lavavi probabilmente. Domanda lecita. Ma in queste condizioni qua tu rimorchiavi qualcuno o no? Passiamo alla foto successiva. Si inizia cambiamento, la metamorfosi, sì, da bruco a farfalla. Mela. Passando per crisalide. Mm-hmm. Passiamo a questa foto che sicuramente... Procedi, rispetto alle precedenti, mi va ad essere un attimino più sensuale. Vediamo che finisca. Mi va a essere un attimino più erotica, se non altro, con questo sguardo che cerca di penetrare solamente un altro sguardo, perché solo a quello potevamo ambire ai tempi a livello di penetrazione. Prego Federica. Allora, di questa foto mi piace che non ce ne sia un'altra uguale, e che l'unica cosa positiva di questa foto è che non ha gli occhiali. Devo dire che è effettivamente un glow up rispetto alle altre. Il mio glow up. Questa foto la chiameremo il mio glow up. Sempre sulla falsa riga, e non so chi mi aveva detto che questa espressione potesse essere effettivamente interessante per il sesso opposto. Subito devo dire una cosa, subito. Vai. Questa è l'espressione che usi quando mi guardi e faccio tipo qualcosa che non ti va bene. Questa espressione la ritrovo, è tua. Evidentemente già mi stavo preparando allo stress, al disappunto, ecco, alle controversie che mi avrebbero poi aspettate. Tato, una volta conosciutati. Titolo di questa foto. Sono finalmente cambiati gli occhiali. Abbiamo un Murri ustionato. Ustionato, ma non per questo meno magro. Assolutamente. Che, diciamo, non sia mai che io metta su un qualche Murri chilo. Un Murri del Biafra, diciamo. Un Murri del Biafra. Poi abbiamo lo stesso Murri, però con un accenno di muscolatura, Federica. Quelle scarpe me le ricordo bene. Io di tutta questa foto sai cosa sto guardando? La testa microscopica rispetto al corpo. Perché questa testa mini? Basetta che addirittura supera la linea dell'orecchio. E questo posso confermare che è la lunghezza di basetta che porta Jumping. Perché fino a qualche giorno fa si è presentato... Ah, 2011 comunque! Si è presentato a una festa, a Capodanno se non sbaglio. A Capodanno, sì. A Capodanno si è presentato, a parte in abito Jordan, una non cosa... Non ho capito comunque. Una cosa da rabbrividire, ma si era fatto la barba e lasciato la basetta fino a qui. Sbagliato. Una cosa... Sembrava un incrocio tra i Kiss, i cugini di campagna e a me. Questa era poco prima che ci conoscessimo, viaggio a Birmingham, quindi questa è proprio pochissimo prima che ci conoscessimo. Qualcosa è andato a migliorare. Allora, qualcosa è andato a migliorare, ma adesso l'aria in generale. Passiamo a quando effettivamente è entrata nella mia vita una compagna più o meno gradita, la piastra per capelli. Qui avevamo questa, diciamo, questo cambio di fisionomia. Qua. Un attimo, sto spiegando. Non si vede bellissimo. Qua assolutamente si nota questa. Non so se quanto fai schifo da dire da una.
col cardigan terrificante. E lo sai di cosa ho paura? Che era tipo qualche un mese prima di conoscerci questa sì, cosa. Sì, sì, sì. Sono abbastanza consapevole che fosse così. Sicuro. Nel bagno di un mio amico stavo cagando e mi sono fatto un selfie. Denti con gialli. Denti da tipo da fumatore di 4 pacchetti di Marlboro. Questo è proprio poco prima che ci conoscessimo. Ma guarda, ti dico, alla fin dei conti questa... non è bella, attenzione, non avrei mai questo. Però ecco, è passabile, nel senso, sei uno dei. Cioè, alla fine... Guarda, forse per essere uno dei, essere la merda, quasi quasi, era meglio la merda. Adesso vorrei che tu tirassi le somme di questa reaction e che mi definissi il mio glow up, il mio percorso, con il titolo di un libro o di un film. Fammi pensare un attimo. Ho le pagine della nostra vita, ho non so che di poetico. Abbiamo sfogliato un po' cosa di pagine c'è? Della ah, nostra okay, vita, sì. Della tua storia. Volevo qualcosa di più attinente alla questione glow up, se c'è stato, perché non penso. Allora, non ho capito se... ce l'ho. Ce l'hai, vai. 40 anni vergine. Scusa. Spero che questo video vi sia comunque piaciuto. Sono le 17.46 e quindi abbiamo fino alle 21.15 circa quelle 4 ore in cui posso piangere in bagno, battendo fortemente il capo contro una parete appuntita o uno spigolo, insomma. Ma non... adesso tutti sanno questa storia. Cioè tutti sanno che facevi schifo. Non è che la prima volta vedevo le tue foto. Tutti sanno che facevo schifo. Ulteriore conferma, diciamo, del rispetto che manca alla base di questa coppia. Non è vero, Pini, dai. Con non è vero, Pini, un tentativo di riavvicinamento è uno sfregamento dei genitali che però non cambierà le carte in tavola. Al prossimo video.